Il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso il suo sostegno alla giudice Yolanda Apostolico del Tribunale di Catania, la quale ha messo in discussione il decreto Cutro, attirando l'attenzione della destra politica italiana. Apostolico ha accettato il ricorso di un richiedente asilo tunisino trattenuto nel centro di Ragusa, sostenendo che il decreto fosse in contrasto con la normativa comunitaria. La magistrata è stata accusata di aver simpatie di sinistra per alcune delle sue posizioni sui social media, suscitando polemiche sulla sua supposta faziosità ideologica. Tuttavia, Apostolico ha respinto queste accuse, sottolineando che si tratta di una questione giuridica e non personale. Nella serata, la raccolta firme a sostegno della giudice è stata sostenuta dalla maggioranza dei membri del CSM, che hanno chiesto di avviare una procedura per proteggere Apostolico da una grave delegittimazione professionale in seguito agli attacchi all'autonomia giudiziaria, inclusi quelli della Premier Giorgia Meloni, che si è dichiarata basita dalla sentenza. Apostolico ha basato la sua decisione sull'incompatibilità del decreto del 14 settembre, che richiede una garanzia finanziaria di 5.000 euro per evitare il trattenimento, con la normativa dell'Unione Europea sull'accoglienza, e ha sottolineato la mancanza di una valutazione individuale per i richiedenti protezione internazionale. Seguendo alcune sentenze recenti della Corte di Giustizia dell'UE, la situazione ha alimentato una nuova disputa tra la magistratura e la politica, con l'anniversario della tragedia di Lampedusa a creare un contesto carico di simbolismo. L'Associazione Nazionale Magistrati ha difeso la giudice Apostolico, chiamando a un rapporto più rispettoso tra i poteri esecutivo e giudiziario. Nel frattempo, esponenti politici di diverse fazioni hanno condiviso opinioni contrastanti su... Iscriviti al canale!